Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'insalata di pasta alla caprese. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, pomodori piccadilli, mozzarelline, sale, acqua, basilico, pinoli, aglio, parmigiano e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i pinoli, l'aglio. E tritiamo per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il basilico. Pizzico di sale e l'olio. E azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 7, spatolando. Il pesto è pronto, trasferiamolo in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettere l'acqua, il sale e portiamo a ebollizione per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo la pasta e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, che nel nostro caso è 9 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. La pasta è cotta, scoliamola lasciando un po' d'acqua di cottura e mescoliamola con il pesto. Dopo aver mescolato bene la pasta, adesso aggiungiamo i pomodorini e li amalgamiamo. E le mozzarelline. Lasciamola riposare in frigo per almeno un'ora. Insalata di pasta alla caprese. Grazie e alla prossima ricetta!